Siamo in casa mia e naturalmente quando si tratta di cominciare a pensare di risparmiare energia, la casa si deve trasformare in una sorta di laboratorio. Lui è Vincenzo Schettini, è professore di fisica nonché una star del web. Pensate che i suoi video di divulgazione scientifica e non solo hanno raccolto oltre 100 milioni di visualizzazioni. La fisica che ci piace, mettete like. Questa la taglio. Ci darà delle dritte per alleggerire le nostre bollette attraverso le leggi della natura. Comunemente quando noi cuociamo il nostro piatto di pasta, mettiamo la pentola sul fuoco più grande. Ma questa azione è corretta o stiamo sprecando energia? Accendiamo il nostro fuoco, cominciamo la nostra cottura, però prendiamo lo strumento di misura, cioè una termocamera che ci dimostra come si distribuiscono le temperature, che cosa succede alla famosa fiamma del gas. Guardiamo. La fiamma si distribuisce tutta intorno alla pentola e sborda, va fuori. Stiamo sprecando energia perché usiamo il fuoco più grande per una pentola che probabilmente non è adatta a quel fuoco. Allora che facciamo? Spostiamoci su un fuoco più piccolo. Notiamo in questo caso che la fiamma e il lavoro di questa energia è concentrato sulla superficie che stiamo riscaldando. E quindi, passaggio dal fuoco grande al fuoco piccolo, stiamo risparmiando energia, concentrando la nostra fiamma e quindi risparmiando soldi fondamentalmente. Ma allora a che cosa serve il fuoco grande? Lo dobbiamo utilizzare con le padelle che hanno una geometria più orizzontale e vediamo subito che la fiamma si distribuisce in maniera uniforme sfruttando tutta la geometria della padella. Quindi occhio ad accoppiare pentole e padelle con le dimensioni dei fuochi. Allora dobbiamo riscaldare delle polpette che abbiamo fatto il giorno prima. Quindi che facciamo? Le prendiamo dal frigo e la prima cosa che tutti quanti facciamo è prendere queste polpette e versarle in una padella per riscaldarle. Fredde di frigo. Sbagliato, perché la fisica ci dice che la differenza di temperatura ci costa energia. E allora che cosa facciamo? Lasciamo le nostre polpette sul piano di lavoro, stiamo ancora una volta sacrificando il tempo, queste polpette raggiungeranno la temperatura ambiente, ci vorrà meno energia per riscaldarle, ma ancora una volta questo sacrificio di tempo è fatto in nome della scienza e del risparmio. Allora, se le nostre polpette non sono piaciute, quindi chiaramente le dobbiamo conservare e rimettere in frigo, l'errore comune che si fa è metterle in frigo calde. E questo è sbagliato, la fisica ce lo dice, perché il frigo lavora come una macchina termica, cioè sottrae calore al cibo per raffreddarlo. E quella sottrazione di calore per il frigo è lavoro e per le nostre tasche sono soldi.